Cari cittadini, buongiorno. Sono il vostro Presidente del Consiglio e ho un messaggio importante da darvi. Come sapete, intorno alla metà di dicembre scorso, del 2019, le autorità sanitarie cinesi riscontrano i primi casi di pazienti che mostrano i sintomi di una polmonite strana, atipica, sconosciuta. Per evitare che il contagio raggiunga il nostro paese, l'Italia, con un'ordinanza del 30 gennaio, il Ministro della Salute blocca tutti i voli da e per la Cina. Il 31 gennaio sono confermati i primi due casi a Roma, una coppia di turisti cinesi, dell'età di 66 e 67 anni. Lo stesso giorno il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, lo stesso giorno, 31 gennaio, stanzia i primi fondi e nomina commissario straordinario il capo della protezione civile, come tutti sappiamo, come ormai tutti conosciamo, il dottor Angelo Borrelli. L'11 febbraio del 2020 l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, annuncia che il nome ufficiale della malattia è Covid-19. Ecco, oggi è un nome che conosciamo tutti. Il 21 febbraio abbiamo il primo caso a Codogno in Lombardia e nelle ore successive in Veneto, a Vo' Euganeo. Il giorno successivo, ovvero sia il 22 febbraio, le aree dei due focolai dell'Odigiano e di Vo' Euganeo diventano zone rosse, non si può più né entrare né uscire. Successivamente abbiamo vietato di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Abbiamo chiuso le attività produttive non essenziali o strategiche, restano aperti gli alimentari, le farmacie, i negozi di generi di prima necessità, eccetera, eccetera, anche le tabaccherie. Cari cittadini, v'abbiamo tolto il calcio? V'abbiamo levato il pallone? Cari cittadini, il campionato? Non vi potevamo negare pure le sigarette. Ecco. Nel corso di appena due mesi, abbiamo sospeso ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero. Abbiamo sospeso i concorsi tranne quelli di comprovata utilità pubblica. Abbiamo chiuso le scuole senza differenza, pubbliche e private. Non abbiamo fatto differenze. Scuole pubbliche e private, comprese le scuole di musica, le scuole di teatro, le scuole di taglio e cucito, non lo so, tutte. Abbiamo chiuso i musei, le sale cinematografiche, teatrali, le sale da ballo e da musica. Abbiamo vietato qualsiasi tipo di riunione politica, ludica e religiosa. Perfino il Papa a Pasqua si è fatto la messa da solo. Abbiamo vietato assembramenti d'ogni genere, dalla manifestazione politica alla festa di compleanno, dalla cresima, tra comunione, dal matrimonio, fino al funerale. Cari cittadini, vi abbiamo tolto anche i funerali. Avete visto per l'ultima volta i vostri cari genitori, fratelli, sorelle, figli, amici, vicini di casa? Per l'ultima volta l'avete visti in una corsia d'ospedale con la flebo, col catetere? Altre volte li avete visti mentre si ricaricavano sull'ambulanza? Li avete visti, i vostri cari, per l'ultima volta? Qualcuno nel frattempo va comunicato al telefono la loro morte, è vero? Noi vi avevamo detto in quei giorni che potevate andare a fare la spesa, l'importante è che stavate ad un metro di distanza dal fornaio che vi vendeva il pane, ad un metro almeno di distanza dagli altri clienti, dalla cassiera quando andavate a pagare la cassa, almeno un metro di distanza, ma per vedere vostro padre morto, per vedere il cadavere di vostro figlio, non vi basta un metro, non vi bastano 10, non vi bastano 100. I vostri cari defunti vi abbiamo imposto di non vederli mai più. Nel più fortunato dei casi, qualche infermiere compassionevole ha fatto una fotografia col telefonino a vostro padre, a vostro figlio, a vostra sorella, e adesso voi ce l'avete quella fotografia perché verrà mandata con un messaggino su WhatsApp. Cari cittadini, questa mutazione radicale del vostro comportamento è stata imposta dal vostro governo e accettata da voi in un tempo brevissimo. Tutto ciò è accaduto in poco più di un mese. Alcuni sostengono che le scelte del governo siano esagerate, altri che siano motivate, certamente, ma frutto della nostra incapacità di controllare il disagio. Altri ancora invece dicono che siamo stati bravissimi, anzi
che noi italiani, il governo, siamo un esempio per il pianeta, per il mondo intero. In ultimo, e questo non posso nasconderlo, in ultimo ci sono quelli che ritengono oltremodo sproporzionate le misure adottate, che esse, le misure, indichino la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione come paradigma normale di governo. Cito. Che le cosiddette ragioni di igiene e di sicurezza pubblica si risolvano esclusivamente in una vera e propria militarizzazione del paese e che dunque, infine, l'invito a farvi controllare costantemente giorno e notte da una app, da un'applicazione sul telefonino, sia soltanto l'ennesima misura coercitiva che trasformerebbe di fatto questo stato eccezionale di controllo in uno stato autoritario permanente, in una dittatura vera e propria. Vabbè, sono opinioni, cari cittadini, che dipenda da una situazione di gravità eccezionale che non poteva essere gestita altrimenti. Ecco. Che dipenda da una scelta politica consapevolmente autoritaria, che dipenda dalla nostra incapacità strutturale, dalla nostra, come dire, tendenza a fare casino, dal nostro dilettantismo, questo non importa. Qualunque essa sia la causa, cari cittadini, oggettivamente voi, cittadini, oggi avete perso la vostra libertà. E apparentemente sembra che non ve ne freghi nulla, che non vi dispiace. Allora io mi chiedo, quando ce l'avevate questa libertà? Vi serviva davvero? Ve ne facevate qualcosa? In tutta onestà, la questione che pongo alla vostra attenzione oggi, l'anniversario della liberazione, peraltro, della liberazione, la questione è la seguente: non oggi, non domani, non dopodomani, ma prima o poi questo governo emanerà nuove ordinanze e decreti. Questo governo ripristinerà delle libertà. Ma quali? Sto qui, prendo appunti. Quali libertà? Di quale libertà avete bisogno? Io scrivo. Mandate una mail, un WhatsApp. Di quale libertà avete bisogno, cari cittadini? Della libertà di uscire di casa? La libertà di andare a teatro? Andare a vedere un concerto? Musica lirica? Andare a un museo, a una mostra? Di quale libertà avete bisogno? La libertà di incontrarvi, di riunirvi, di parlare, di pregare insieme. La libertà di indignarvi, di costruire un'analisi della società contemporanea, di scendere in strada, di manifestare il vostro dissenso. Di quale libertà avete bisogno? Della libertà di vedere la partita? Come la volete vedere la partita? Sul telefonino? In televisione? Nello stadio? Ditecelo! Io prendo appunti. Di quale libertà avrei bisogno? Libertà di portare il cane a pisciare, di andare a fare la spesa, di andare, che ne so, a comprarvi un vestitino al centro commerciale, di fare jogging, footing, di rassodare il gluteo? Di quale libertà avete bisogno? Non oggi, non domani, ma tra qualche settimana, forse tra qualche mese, magari tra qualche anno, questo governo ripristinerà delle libertà. Ma quali? Quali, cari cittadini? Di quale libertà avete bisogno? Se ne avete bisogno. Grazie.